Ragazzi, buongiorno. Oggi vi faccio un video che mi avete chiesto se ci sarà un amore per me. Mi avete chiesto, una ragazza ha chiesto di fare, se ci sarà non tossico, ma io non posso chiamarlo così, perciò se ci sarà un amore che ti dia felicità, tranquillità, un amore corrisposto, se ci sarà questo amore, e quando? Se sarà, ok? O magari no, magari c'è un ex con quale tu devi completare il viaggio, non lo so. Comunque, se ci sarà questo amore. Prima di iniziare vi devo dire grazie per i vostri like, per i vostri commenti e benvenuti nuovi iscritti. Grazie. Ok, grazie che mi sopportate, no? Sopportare. Non supporto, supportate me, complicata con carattere difficile. Ok, andiamo ragazzi. Se ci sarà questo amore, prima di tutto io, prima che scegliere le carte, io voglio un pochino vedere chi sei tu e le tue energie adesso, cosa sta succedendo con te. Parliamo di vita emotiva, sentimentale, no? Variante numero 1 rosa e variante numero 2 verde. Variante numero 1. Cosa sta succedendo con te? Chi sei te adesso? Parliamo di te. Voglio 5 carte. E variante numero 2 verde. Chi sei te? Cosa sta succedendo? Così. 3, 4 e 5. 1, 2. Questo 2 lo prendo. Oh, già iniziamo. No, no, no. Già numero 1, numero 2 volevo già parlare. Ok, numero 1. Chi sei te? Come stai vivendo? Ecco, era stata una rottura, finita una relazione, tu hai preso le tue valigie, la ragazza sta andando, lei è finita e sta andando avanti. È una... Sì, tu ti senti una donna matura, una donna stabile, una donna sicura di sé. Una donna che non vuole più combattere per amore, non vuole più fare niente, io dice basta, non mi sacrificherò più per nessuno e niente. E qua tu sei pronta per iniziare qualcosa nuovo, ce l'hai la speranza e vuole di incontrare una nuova persona. Le vecchie relazioni per te basta, dice, è troppo complicato, non lo voglio più. Ecco, le carte belle perché c'è la grande speranza e positività dalla parte tua che questo amore avrà, che ci sarà questo amore, è già un grande lavoro. Qua le relazioni pesanti, le relazioni non le voglio più, queste complicate, no, basta. Io sono una donna vera, io posso dare tanto a un amore, è questo che io aspetto, voglio. Ok, sei regina di denaro. Può essere che sei mamma, moglie, una donna, oppure non importa, mamma, moglie, comunque sei una donna che vuole una relazione seria, ok? Andiamo a vedere cosa sta succedendo nel tuo cuore. E tu sei piena di emozioni? Sì, piena di emozioni per una storia. Oh. C'è. Cosa succede? Ti stai liberando da un amore che ti legava tanto a sé, un amore che ti ha dato un po' di paure, insicurezze, sfiducia, ma più che altro la sfiducia in te stessa. Però la cosa positiva che tu ti stai liberando piano 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 piano, qua inizia il tuo cuore guarisce e tu ti stai liberando, diventi la persona più libera.
Tu sei non proprio, ma quasi quasi sei pronta di avere una nuova relazione, un nuovo amore. C'è la passione dentro di te, te sei una bella donna, c'è passione, c'è voglia di avere il contatto fisico con un'altra persona, di incontrare, di iniziare. Ecco, felicità. Comunque, tu sei molto saggia, non stai idealizzando più amore, già tu credi in amore, ok? Però sei regina di bastone, sei giusta, non ti permetterai più che qualcuno ti tratti male. E basta, tu hai imparato una lezione e basta. Adesso tu sai riconoscere amore e sai che tu lo meriti. Abbastanza bene, mi piace. Tu adesso vuoi conoscere bene una persona prima di aprire il cuore. Lo conoscerai bene, lo dovrai analizzare, psicoanalizzare. Vittima, no? Non sarò più vittima, non mi faccio più manipolare. Manipolazione, no? Non si può più. Qua tu sei abbastanza forte e anche la tua autostima, io penso che... Sì, tu hai capito finalmente chi sei. Chi sei? Che hai tanto da dare. La tua amor proprio, che tu meriti la stabilità, che tu meriti attenzioni, azioni giuste, tu meriti le cose dove tu ti puoi fidare, però tu meriti di avere una relazione che dove tu ti puoi fidare, ma tu non ti fidi tanto comunque, sai bene, fidarsi, ecco, imperatore. C'era questo imperatore di quale tu non ti fidavi. Cosa è successo tra te e questo imperatore? Tra te e questo imperatore? E questo imperatore ha scelto un'altra donna o ha una nuova relazione? Comunque, tu basta, basta aspettare questo imperatore, non voglio più. Ecco, morte. Tu dentro di sé, tu comunque aspetti ancora questo imperatore, tu ti ricordi sempre a come eri, a quello che è successo tra di voi, però questa esperienza ti ha cambiato tanto la carta di morte. Tu hai una grande consapevolezza di ciò che sei, di cosa vuoi, è molto bene. Relazione che ti ha dato una bella lezione, ok? Andiamo a vedere se ci sarà un nuovo amore. Se tu ti sei riconosciuta, se sai che tu sei questa ragazza, andiamo. Se ci sarà questo amore. Adesso mentre io mischio le carte, fai la domanda, non so, tempo, un mese, 2 mesi, un anno, 2 anni. Fai te questa domanda e io ti dirò se ci sarà questo amore. Ci sarà un nuovo amore? Se ci sarà un nuovo amore, una nuova persona? Fai questa domanda. Rosa di fortuna, qui nella tua vita dovrà succedere una cosa destinata, diciamo. Io in destino non credo tanto perché il destino non esiste uno, ci sono tanti, però la ruota di fortuna ti deve portare a qualcosa. Questa ruota di fortuna può significare anche il ciclo che devi completare con una persona. Io spero di no perché la carta di morte è già uscita, quindi hai imparato già qualcosa. Cosa ti porterà questa fortuna, questo destino? Avete visto? E ti porterà un ex. Ex porterà. Ex. Madonna, ora un'altra volta una cosa per capire. Qua tu farai pace con un tuo ex? No, allora ci tornerà un ex? Sì, per dare una nuova, un'altra prova, un altro esame dovrai superare con un ex. Sì, ma dopo questo ultimo esame tu dirai: no, non, no, 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 non è mio, non voglio. E qua tu sicura, decisa, basta, tu metti punto, finita, storia.
E adesso con tutta questa tua forza sta andando avanti. E nuovo amore. No, ragazzi, no, ragazzi, ragazzi. Tu manderai via quell'uomo, ma quell'uomo non si arrende. Uomo del passato, ragazzi. Qua parliamo di un ex. Ho chiesto diverse volte, nuovo amore, no, perché qua bisogna finire con questo ragazzo, con questo imperatore. Questo imperatore verrà da te, ma non ti darà quello che tu vuoi, quindi tu gli dirai basta, io non ti voglio. Però questa ragazza cercherà di fare tutto, anche con manipolazioni e bugie, con un qualcosa lui cercherà comunque non tanto bene lo comportamento, cercherà di averti. Per cosa vorrà lui averti? Perché nella sua vita è noia, perché non ci sono emozioni, perché te sei quella donna che le dà pace, quella donna che lo fa sognare. E altro? Perché lui distruggerà qualcosa nella sua vita, sarà distrutto, non so, magari sarà una rottura nella sua vita, qualcosa sarà chiuso e lui qua si ricorderà di te. Come magari si lascerà con una ragazza o con qualcosa sarà distrutto, non per forza la ragazza, qui può essere che qualcosa non è andata bene proprio nella sua vita, ha perso il lavoro, qualcosa lui perderà, qualcosa qua succederà e qua lui inizierà a pensare dove questo mio uccellino, dove mi ricordi di te e lui qua viene. Ah, e poi. Uomo comunque abbastanza, sì, sembra un narcisista, è un narcisista che viene e va, e qua adesso lui, quando tu ti sei libera e sei così sicura di te stessa, questo uomo dice no, io non voglio perdere, io la devo assolutamente avere, qua il diavolo, qua egoismo, qua manipolazioni, qua poco valori, poco, uomo non è profondo, mi sembra qua un narcisista, sembra. 80% narcisista. Narcisisti si comportano così, poi queste due carte me lo confermano. 9 di coppe e diavolo. È un egoismo puro, una persona egoista. E cosa farai te? Com'è? Ma tu sei comunque una saggia, tu capisci bene la tua lezione. Ma anche per te lo è importante, perché anche te per lui avrai emozioni. Ci sono emozioni qua. Che le darai un'altra chance. No, non gli darai un'altra chance. Tu lo mandi via. Perché tu sei saggio. Lui ti ha fatto tanto piangere. Però io non capisco allora che cos'è. Tu non ti fidi di lui per niente. Ma lui qua con tutto cercherà di dimostrarti che tu ti puoi fidare di lui. Qua non so quanto tempo, ragazzi. Ecco, l'uomo inizia a cambiare, inizia a diventare una persona seria. Chance, no chance. Ci saranno incontri. Ecco, ci sarà questo ex. Comunicazione tra te e questo ex sarà. Ma poi arriva un altro uomo. Un altro uomo con emozioni e quindi ti innamori di un altro? E quindi ti innamori di un altro? Chi è questo? Sì, tu darai chance a questo altro nuovo ragazzo. Sì, qua ci saranno incontri con questo altro ragazzo, però in tua vita ti starà succedendo caos, io quanto capisco per colpo di ex. Qua l'attore, questo ex non ti vuole per niente lasciare. Saranno messaggi, sarà un po' di stalking anche può essere. Questo ragazzo, questo ex ti disturba tanto perché tu non ti puoi concentrare su nuove persone, perché questo ex ti occupa i tuoi pensieri e tu inizi a dubitare, magari sto facendo male e questo non si deve fare. Ok, con nuova persona come andrà? Nuova persona.
E niente, tu con questa nuova persona non potrai costruire niente, tu deciderai di finire. Questo ex disturba tanto, io non so se il tuo ex è così, ma il mio ex vedeva un like di una persona che mi ha messo like, una nuova persona, e lui iniziava a scrivere a questa persona dicendo che lui mi ha fidanzato, che bla 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 bla, e questo ragazzo non mi conosce ancora bene, credevo perché lui, i narcisisti sono molto credibili. E dopo neanche io non avevo tanto voglia di comunicare con quel ragazzo e quindi cercavo di fare di tutto per non darmi la possibilità di incontrare una nuova persona. Questo tuo ex è un narcisista, io non so, può essere che anche lui fa una cosa del genere. Lui non vuole che tu ti trovi la felicità e qua tu incontri un ragazzo e anche con questo ragazzo non succede niente. E quindi che si fa? Amore, niente? Perché questo ex non mangia e non lascia mangiare, più o meno così. Quindi cosa ti aspetta in amore, in tempo, quello che tu hai chiesto, cosa ti aspetta in amore? Ci sarà la felicità? Sarà la comunicazione, però sarai molto attenta, non dimostrerai le tue emozioni, non farai entrare nessuno dentro. Ecco, starai molto attenta a analizzare, messaggi saranno con altre persone, con altre persone. E questo chi è adesso? Ecco, e tu starai sempre a pensare a questo ex perché lui ti manderà messaggi. Lui disturba tanto, lui qua. Ti chiama, lui lo sa quando lui ti deve cercare, così tu non riesci a trovare un nuovo amore. Ti di nuovo dice, allora io starò da sola, non avrò più amore, niente. E qua chi è? Ecco, nuovo ragazzo, nuovo, tranquillo, con emozioni, inizia a corteggiarti, già interessante, non lo so dopo quanto tempo. Ok, e che succede? Lui ti corteggia questo nuovo ragazzo. Ma tu non ti fidi, tu ti senti bloccato, tu sei un po' traumatizzato dopo il tuo ex, si vede. Ma questo ragazzo ti darà tanta allegria, tanta gioia, buona compagnia, ti diverti con quello nuovo ragazzo, ti diverti. Questo è un nuovo nuovo. Ti diverti con lui, ma non ti fidi tanto di lui, sei attenta, hai paura. Hai paura che è un altro caso umano, più o meno così. Ma è vero che è un caso umano? Carte, chiediamo qua. Può essere un caso umano questo? Può essere un caso umano? Imperatrice? No, è un uomo divorziato, separato. No, caso umano no, un uomo con esperienza dolorosa. Ha sofferto un amore, però un però può essere che lui non ha lasciato ancora dal suo cuore un'altra imperatrice. Questo può essere. Sì, anche lui qua un po' legato a una precedente storia, a un ex. Però lui finita questa relazione, cioè finita, anche se dentro lui ancora un po' si sente legato, la relazione è finita, lui è partito in una nuova. Ha fatto una nuova strada, un nuovo viaggio. Lui sta andando, anche lui è attento, molto attento. Anche lui ha bisogno del tempo per capire, per conoscere la ragazza. Ma è una persona seria, con intenzioni serie. Anche se non ha lasciato dal tutto il suo passato. Però lui qua sceglie l'amore, sceglie la felicità e lui sceglie per sé sì. Ma anche qua è il diavolo, che anche lui ha una narcisista, che significa chi è questo diavolo? No, qui diavolo un altro, qui un altro diavolo. Questo uomo. Questo uomo ha un'idea fissa, ha un sogno, un qualcosa che lui farà di tutto per realizzare.
può essere che in questo, se lui, se tra di voi sarà un legame, tu vedi che ci sono emozioni, lui può essere un possessivo, geloso, controllare, cercherà di tenerti più in pugno, averti più vicino. Sì, questo uomo è geloso, è geloso. E lui vuole l'amore tutto per sé, e la donna per sé. Qui tra di voi sarà una nuova storia, sì. Però qui tu dirai, Madonna, un'altra. Perché è così complicato? Un altro così. Ti sentirai un po' sola, avrai paura. Tu starai tanto a pensare che questo uomo nasconde qualcosa, che c'è qualcosa che non va. E tu chiuderai il cuore. Non vuoi soffrire, non vuoi perdere energie, perdere, cioè, non vuoi essere delusa. E tu decidi di chiudere anche questa storia. Ma che succede qua? Tu chiudi questa storia e inizi a amare te stessa. Te stessa. Tu ami te stessa. Siamo arrivati bene, hai iniziato a amare te stessa e quindi quanti già due sono passati? E quindi amore vero, buono, corrisposto, alla fine ci sarà. Un'altra volta paura. Ah. Wow, finalmente, sì, adesso sì. Dopo tu piano piano inizi a uscire dalla tua gabbia, dalla gabbia di insicurezze, paure, preoccupazioni, tu esci un po' più fresca tua energia, più consapevolezza, non so, tu è quasi, qua inizia una nuova storia stabile, una storia che ti può portare alla famiglia con un uomo. Ora ti dico. Ecco, uomo che tu desideravi, uomo che tu speravi di stare con lui, uomo re di spade, uomo qua in questo caso è un uomo razionale, un uomo molto intelligente, un uomo che non sa tanto parlare, dimostrare emozioni, lui non sa, lui è un po' secco, ha emozioni, lui è secco. Ma la cosa bella a me personalmente di tutti re mi piace più di tutti re di spade. Perché? Perché anche se lui è freddo, anche se lui non parla bene e non dimostra, lui è deciso. Se lui è deciso, lui farà così. Lui non è uno che, oh, guarda che bella ragazza passata, proviamo anche con questa. Cioè, non è uno così. Lui può essere che tu puoi un po', se ti piacciono le montagne russe. Ti puoi un po' no, annoiare con uno perché lì non si sa cosa devi fare per vedere se lui ti ama, ok? Però la persona più fedele ai suoi principi, fedele lui al suo, la sua scelta, ecco, lui fedele perché è fedele a se stesso. Se io ho scelto questa donna, io non cambio idea perché la fedeltà è una scelta e quindi questo uomo quando sceglie, sceglie. E lui poi per tradire, lui qua non so cosa deve succedere, non so, proprio deve abbandonare questo uomo, non so cosa deve fare, però lui è fedele. E con lui sì, tu con lui ti sentirai proprio wow, ti sentirai forte, amata, desiderata. Questo uomo cercherà di costruire con te, lui farà di tutto per averti, per andare avanti. Lui lavora, lui si dedica in questa storia. Il blocco che cos'è? Vedi qua che succede. Lui bravo ragazzo, con emozione, lui sarà innamorato e lui tu per te, per lui sarai una nuova chance, un sole. Ma tu non sei contenta, questo è il problema. Quando hai avuto un narcisista che ti dava tutti i fuochi d'artificio, di emozioni,
Tutti a noi un po', non lo so se voglio stare con lui. Qui ragazzo tu devi un po', non so, capire un po' cosa vuoi. Perché tu un po' ti annoi e dici, non lo so se io voglio stare con lui. Ma lui sarà molto attivo, sarò molto attivo. E questo che cos'è? Anche se lui non sarà tanto presente. L'ostacolo sarà che lui avrà ancora tanto da fare. Può essere che lui avrà un lavoro che gli prende tanto il tempo, oppure lui avrà le responsabilità come, non so, mutui da pagare, ex moglie con bambini, qualcosa che... Ecco, qui può essere proprio che lui ha figli, ha figli. E non sarà tanto presente. Però qui c'è tranquillità, qui pace, qui una relazione con la potenzialità grande, qui si può costruire una cosa molto stabile con quest'uomo. Guarda, dici di coppia, amore, qua possiamo finire. Qui sì, qui anche se tu avrai un po' di dubbi, magari non è questo, né, però dagli una possibilità perché qui sarà un amore come vuoi te. E non so se tu vuoi così veramente, ora è una domanda per me, non lo so, ma io quando ho iniziato a fare il video io ho fatto, volevo chiedere se sarà un amore equilibrato, buono, corrisposto, sano, amore sano di mente, e qui sarà, puoi stare a decidere cosa te vuoi. Sì, poi con tempo questa relazione ti... non la vorrai perdere, ti farà stare tranquilla. E qua il diavolo è risveglio. Tu ti svegli, tu rinasci, tu lasci andare tutta questa cosa distruttiva. Può essere che tu attiravi come mosche questi narcisisti o queste persone un po' diavolo, perché il narcisista, arcano diavolo, il narcisista. E qui ti svegli, qui diventi matura. E cambi la prospettiva, inizi a vedere relazione e tutto da un altro, in un altro modo. Questa mi piace perché lui, questo lui è positivo. In altre carte, come si chiama lui in italiano? L'appeso. Perché io le carte, ragazzi, conosco molto bene, non so come si chiamano in italiano. Ok? Non è che io vi sto facendo video senza conoscere le carte. Non so in italiano. Lui qua è positivo perché lui sta bene così. Vedi, con le gambe in su, con la testa in giù. Tu inizi, così si dovrebbe essere, tu inizi a vedere il mondo e tutto da così. Cambia il tuo modo di vedere le cose, è una cosa importante. Ecco, ma comunque in passato avrai ancora memorie queste di passato, tornerai in passato con pensieri dove c'era scandalo, dove non ti hanno scelto, dove ti hanno fatto piangere, ma piano piano questa cosa si dimentica e tu prendi la gioia. La gioia. Vabbè, queste carte non le voglio mettere perché lì comunque tu ci vorrà un po' di tempo per dimenticare il passato. È difficile quando hai una relazione con un narcisista, è molto molto difficile, puoi andare avanti per tutti. Io ho passato lo so e lo so cosa più voi provate, chi è stato con un narcisista. Molto difficile. Perché poi tu diventi anche dipendente da queste montagne russe, da queste emozioni, perché dopo tu non sai neanche vivere senza queste emozioni forti. Se c'hai già immunità, dipende quanti anni sei stata con un narcisista. E quindi è normale che avrai dopo dubbi, preoccupazioni, paure, questo tutto ci sta, ma col tempo si supera. Ok, non perdiamo questo ragazzo, mi raccomando. Ok, questa è la prima variante, ragazzi. Noi andiamo avanti. Ok, non voglio fermare. Ora, cosa mi raccontate? Male che non potete parlare. Così mentre sistemo le carte si poteva parlare. A proposito, io vi avevo detto sempre che io non faccio consulti private. Però io sto pensando di fare una cosa.
quando arriva a 10.000 followers, pensavo di fare abbonamenti, cioè, piccoli, e sarà un abbonamento grande dove tu potrai fare due domande al mese con quell'abbonamento. A me la domanda mi potrai fare e io risponderò, non so, con videochiamata, comunque sarà comunicazione. È un modo sicuro perché il pagamento viene fatto da YouTube, quindi non, nessuno potrà fregare e scrivere lì messaggi dal nome mio, come era già successo che qualcuno mi ha hackerato e scriveva che o io faccio consulti ragazze, perché c'erano successi a diversi ragazzi che truffatori scrivevano. Che tipo io sono Aniria, faccio consulti, ragazzi pagavano soldi e rimanevano senza consulto. Qui tramite abbonamenti più sicuro, cioè più sicuro, sicurissimo. E poi questi abbonamenti si può cancellare quando vuoi, ti iscrivi per un mese, dopo se non ti piace puoi cancellare. E questo abbonamento avrà due domande da fare. Sto pensando di fare, voi scrivete se volete. Come vi sembra? Ok, questa era la numero 1. Andiamo avanti, numero 2. Numero 2. Chi sei tu? La descrizione. Chi sei tu? Tu adesso stai giocando. Se tu ce l'hai qualcuno vicino a te, tu non ti fidi e stai giocando. Tu pensi che tu non ti fidi tanto di persone, pensi che come si dice? Oh, ma mi fregano, io frego, allora frego meglio io. Più o meno così. Sei una persona abbastanza intuitiva, sei molto intuitiva, non abbastanza. Ce l'hai la forza, ce l'hai il potere, può essere che ce l'hai poteri esoterici, leggi le carte, potere spirituale. Ecco, tutte queste tre carte dicono che tu ce l'hai il potere. Poteri nell'esoterismo, cioè, leggi carte o non so cosa tu fai qui. Ce l'hai, ce l'hai. Tutto insieme, la papessa, regina di bastoni e la forza. La tua energia è molto forte, tu qua puoi cambiare tanto da sola, non hai bisogno di nessuno. Tu, se tu vuoi qualcosa realmente, puoi realizzare qualsiasi cosa. Però il problema è che qua tu sei stata un po' male e adesso non ti fidi. Mi disse, ora io gioco, ora io faccio. Oppure qua vuoi avere una vendetta, anche questo può essere. Ok, andiamo a cosa succede nel tuo cuoricino. Cosa sta succedendo nel tuo cuoricino adesso? Regina di bastoni. E il sole succede, tu stai bene, proprio bene, bene. Positiva sei. Sole è uno di denaro. Wow, ragazza, complimenti. Proprio benissimo stai, tu sei sicura, tu lo sai che tu sei un regalo, un diamante. Tu qua splendi, la tua energia, forza, forza, sole, uno di denaro, tu sei una chance, tu lo sai, meno male. Lo sai, no? Spero che lo sai. Meno male che lo sai, che tu puoi avere tutto quello che vuoi. E se tu vuoi una relazione, l'uomo che starà con te sarà fortunato. Ecco, tu ce l'hai. Voglia di amare, bene. Ecco, guarda, proprio dentro di te nasce l'amore. Amore prima nasce dentro di te e dopo, quando tu ti ami, tu sei pronta di amare qualcun altro. Quindi tu sei proprio pronta. Qua, tra poco lei partorisce questa terra. Lei è quasi pronta di fidanzarsi, di sposarsi, di avere un nuovo amore. Vero, qua, molto bene, mi piace.
Luna, anche Luna. Proprio strega, sì. Strega, strega. Nella tua vita adesso molto stabile, tutto tranquillo. Non lo so cosa stai facendo, ma anche a te magari hai aperto un canale YouTube con le carte, perché io vedo che qui tu magari stai meditando, stai facendo un qualcosa che ti fortifica tanto. Ah, ragazzi, questi miei video che guardate, anche questo può significare che se tu guardi i miei video, ho visto anche le ragazze scrivevano, anch'io dalle energie che sto leggendo, vedo che le ragazze cambiano. Quando ho iniziato erano tanti ragazzi insicuri e deboli, stanno diventando tigresse, come avevo detto, forti. Qua io vedo che tutte queste carte, può essere che se tu non fai niente, questi video ti stanno cambiando e tu stai diventando forte, sicura di te stessa, tua autostima è arrivato proprio bene, al 100, 99%, sei sicura di te stessa. Molto bene, stabile. Il viaggio forse, se hai fatto già viaggio o devi fare un viaggio. È successo qualcosa di positivo, magari tu hai cambiato città, hai cambiato lavoro, qualcosa è cambiato. Tu qualcosa hai cambiato e quando hai fatto questo cambiamento tu ti senti sicura molto. Stabilità. Ah, hai perdita. Di cosa? Cosa hai perso? Cosa hai perso? Hai perso la tua zona di comfort. Sei uscita dalla tua zona di comfort. Hai perso una persona a cui ci tenevi tanto. Può essere un amico o una relazione a cui tu ci tenevi tanto. Ecco, amore. Sì, qui c'era un amore. Dentro di te, dal tutto, non hai lasciato una persona che amavi. Una persona a quale tu ce l'hai tenerezza, nostalgia, cose belle, no? Però qua Arafante dice, questa può essere questo amore, una lezione tua karmica, e quanto capisco tu questa lezione hai capito, perché abbiamo visto che tu proprio, a me viene da pensare che la tua lezione era proprio questo, questa, amore verso te stessa. Tu dovevi capire, sì, c'ho brividi, quindi giusto dico, vero. La tua lezione era che tu dovevi capire tuo valore, imparare a amare te stessa. Amare prima te stessa e dopo un'altra persona. E qui tu hai imparato. Però comunque ce l'hai ancora dentro, non hai messo proprio il punto punto, ce l'hai ancora questa tenerezza per questo uomo. Ok. Però sei libera, sei libera. Sì, ricordi ci sono. Sì, c'è un qualcosa ancora, però tu lo accetti, lo accetti così com'è, cioè la situazione, dico, amore, anche se c'è ancora questo amore dentro di te, tu accetti, tu non stai lì a piangere, a aspettare lui, tu dici, ok, va bene, così deve essere, io sono libera. Cioè, hai meditato tanto e adesso ti senti libera, proprio c'è un'energia molto buona, positiva, mi piace tanto, perché quando la donna si sente come ti senti adesso, la donna è pronta. Veramente pronta e poi il cielo ti dà il regalo, una nuova persona, un amore, tutto quello che vuoi. O magari ti dà anche ex cambiato. Ok, noi parliamo di nuovo amore. Quindi ci sarà un nuovo amore? Ora fai la domanda in termini, quanto tempo? Non so, un anno, un mese, un giorno? Domani lo troverai. Fai la domanda quanto, non lo so. Tipo, ci sarà un nuovo amore entro Capodanno? Esempio, ragazzi, voi, ognuna di voi deve fare la sua domanda. Ci sarà un nuovo amore? Ci sarà un nuovo amore per la ragazza numero 2? Ci sarà! Yes! Bingo! È uscito subito lui, uomo lento. Subito dico, molto lento. Ma buono che questo lento, anche se molto lento, lui è costruttivo, con intenzioni serie. Ok? Anche se sta andando molto piano. Ecco, questa persona ti aiuterà a dimenticare il passato. Oppure è un ex che è rimasta in silenzio, in pausa, aspettava.
arrivato a 10 di spade, dove 10 di spade è come la morte, trasformazione, dove una cosa muore, nuova nasce. In questa carta proprio morte, nascita bella. E se di coppia dice o torna un ex, oppure arriverà una nuova persona molto lenta che ti porterà, ti farà tornare in sé, diciamo così. Ora approfondiamo chi è questo uomo, un ex. Ora chiediamo un ex. Proprio nuovi amori, no. Oh, imperatore, ragazzi, imperatore. Un ex. Bastone. Sì, ragazzi, è un ex. Sì, è un ex. Quindi nuovo amore, niente. Un ex che adesso è bloccato. Un ex che sta in silenzio. Un ex che può avere un'altra relazione. 3 di denaro. Responsabilità uomo ce l'ha. E uomo per colpa di queste responsabilità adesso in prigione. Qua la carta proprio di prigione. Lui sta in prigione, sta pregando Dio, chi lui prega aiutare a uscire da questa prigione. Queste carte proprio raccontano di prigione. Uomo adesso in questo momento imprigionato. Ho guardato già 2 volte qua blocco. Blocco, oppure voi siete due che combattete. Tu sei testarda tosta e anche lui. E voi non riuscite a trovare un compromesso con questo uomo. Sì, arriverà un ex. E cosa porterà questo ex? Ricordi di passato, di lacrime, delusioni. Ti farà un po' squilibrare, ti un po' squilibrio ti porterà, perché i ricordi sono dolorosi. Però tu sarai molto attenta, tu qua sei comunque sicuro di te stessa con questa pantera, sarai molto attenta, lo guardi con la pazienza, dici oh, fammi vedere qualcosa, e lui ti fa vedere qua, il giangriere, ti fa vedere che non si decide lui. Lui ti farà vedere che lui è bravo, sincero, onesto, però tu vedrai che lui ancora non ha capito proprio tutto quello che doveva capire. Perché lui ha tanta paura qua. Non si fida di se stesso. È un po' freddo, freddo. Qui vi scontrate, ci sarà un po' di conflitto tra di voi. Oppure saranno messi punti, punti non punti, chiarimento. Voi parlate, chiarite, anche se questo chiarimento non sarà molto positivo, vi porterà qualcosa. Troverete una soluzione, parlerete. Si potrà collaborare con lui, parlare. Oh. Ecco, e dopo di questo che voi parlate, qua tomba, qua fine. Qua tu dici no, dai, no, non voglio, no. E qui arriva questo. No, Romeo, con amore, Romeo che ti porta la stabilità, Romeo che è proprio innamorato di te, dice wow, quanto sei, cioè, donna perfetta. Questo proprio un orso dice io farò tutto per te, nuovo ragazzo, nuovo, non ex. Oh, amore, amanti qua, lui tu salti addosso, lui dice prendimi, portami via, veloce, veloce, anche te questo ex non lo vuoi più, portami via, e lui ti prende e ti porta e tu sei tutta forte, tutta, oh, qui può essere che tu sarai così tante emozioni che tu vorrai anche fare un bambino con lui, forte emozioni, passione, amore, che è capace di fare tutto, ora... Ci sposiamo, dai, facciamo un figlio, c'è una cosa così bella, bella. Ecco, trasformazione, tu ti cambi. Oh, di nuovo queste spade. Non iniziano ostacoli. Ragazzi, iniziano ostacoli qua. Paure, manipolazioni da parte di qualcuno dall'esterno. Quale persone? Qua non
Esiste una favola perfetta, c'è sempre un qualcosa e quando ci sono questi ostacoli, due persone combattono e dopo questa relazione diventa, no, ha un valore grande, no? Qui ci saranno ostacoli da superare, incomprensioni, persone che mettono bastoni, manipolazioni dall'esterno. Avrai la paura, paura per l'imperatore che è rimasto sul muro. Se parliamo di ex, qua avrai un po' di dubbi in questi periodi che magari... Lui, ex, magari con lui, avrai un po' di paure, non lo so. E questo ex sarà sul muro, già come memoria tua, lui memoria. Ma qui saranno tanti, tanto intorno a te, io non lo so, ho questa nuova persona qua, parlano che questa persona nuova combatte per te e sarà geloso e lui ti cercherà, ti chiama qua 100 volte per dire che tu sei importante. Tu comunque sì e ti sentirai molto amata, ok? Oppure questa nuova persona, oppure da zero di nuovo ex, io ora non posso capire. Chi è chi, ma è importante che intorno a te sarà un, come dire, una telenovela spagnola. Tutti combattono e vogliono stare con te. Tu sentirai tranquilla e amata e saggia, tranquilla, saggia. Dici, ok, vediamo. Ecco, e dopo due di calice dice tutta tranquillità, tutta euforia e tranquillità. Ecco, un bastone, un amore. Guardate come loro si baciano. Io ora non capisco con chi di loro tu starai, perché tutti e due varianti ex venuti. Però qua, guarda, o tu farai pace con il tuo ex, oppure questo ragazzo altro sarà così attivo che... Qua voi. Non c'è niente, nessuno, non serve niente. Comunque, l'amore c'è, amore bello dove voi due insieme, tutto il mondo, come si baciano loro bellissimi in Kama Sutra qua. Amore sarà, ma non ho capito con chi, ragazzi. Ma chiediamo, proviamo di chiedere con chi, con ex o con nuove persone, se mi diranno, eh? E qua è scappato. Con la persona che a te è destinata, persona che ti ama e sa tuo valore. E questo chi è? Oddio, quante donne! Chi sono queste donne? No, tante donne. Uomo che aveva tante donne, ma ha scelto te. Boh, non lo so, ragazzi. Non so, o ex o un nuovo ragazzo, non ho capito. Ok, grazie ragazzi. Grazie ragazzi. Sono stancata. Raccontate, commentate come vi siete trovati. Chi non mi segue, seguitemi. Ho visto che ci sono tante persone che mi guardano e non sono iscritte. Arriviamo a 10.000 e faremo abbonamenti. Se faremo, non lo so, vediamo se volete. Poi farò anche piccoli abbonamenti dove potremo fare dirette. Cioè, è un'idea mia perché YouTube mi manda sempre questo, fai abbonamenti, io dico, lo facciamo, se volete. Ok, niente, vi bacio e ciao ciao.